Negli ultimi giorni sono arrivati nuovi scatti spia e un importante video dove si può vedere la nuova Stelvio di Moto Guzzi in giro per l'Italia, in mano a diversi tester per una nuova ed ultima fase di test. Quindi, cosa sappiamo esattamente della nuova adventure bike di Moto Guzzi fino ad adesso? La derivazione dalla V100 Mandello è evidente adesso, soprattutto delineata dalle forme complessive. Il motore è esattamente uguale alla Sport Tourer, quindi possiamo adesso confermare le sue specifiche di prestazioni erogate dal bicilindrico da 1042 cm3 con 115 cavalli e 105 Nm di coppia. È evidente anche una differenza importante con la Mandello con la ruota davanti da 19 pollici. I cerchi sono tubeless nelle misure rispettivamente 120-70-19 all'anteriore e 170-60-17 al posteriore. Oltre ciò, ci aspettiamo una sospensione a lunga escursione, un'altezza da terra maggiorata rispetto alla già esistente crossover. La V100 Stelvio quindi avrà un'anima fuoristrada e lo dicono anche il parabrezza maggiorato, il manubrio largo con paramani, il paramotore in alluminio e il frontale che comporterà l'adozione di diversi sistemi di sicurezza ed ausili per il pilota. Come possiamo vedere, l'evidente radar montato sia davanti che dietro, il quale aggiunge il sistema cruise control adattivo, l'avviso di pericolo dell'angolo cieco e la frenata d'emergenza. Un sistema simile a ciò che è già sul mercato adesso nelle moto più premium della categoria. Per quanto riguarda il resto del telaio, però, possiamo aspettarci specifiche simili se non uguali alla Mandello, sia per il reparto sospensioni, anche se queste offriranno una escursione maggiore, che per il reparto frenante. I cerchi a raggi invece che in lega, il forcellone monobraccio con trasmissione finale a cardano. Ci possiamo aspettare un modello standard con sospensioni regolabili manualmente e un modello S con sospensioni semiattive Ohlins Smart EC 2.0 più pregiate. Con la V100 Mandello, che adesso parte dai 15.499 euro, la Stelvio potrebbe aggirarsi sui 16.500 per il modello base e toccare i 19.000 per il modello S. E anche se questo è alto rispetto a ciò che il mercato offre nella stessa gamma di prezzo, non c'è dubbio che la nuova V100 Stelvio di Moto Guzzi si farà desiderare da tanti che sognano di fare un po' di fuoristrada su una Moto Guzzi di nuova generazione. Speriamo solo di non toccare i prezzi del GS Multistrada V4, se no non avrebbe senso. E voi cosa ne pensate di tutto ciò? Fatemelo sapere qui giù nei commenti. E con questo ragazzi vi saluto ricordandovi di iscrivervi a questo canale e cliccare la campanella. Inoltre potete trovare anche su Instagram agm.moto. Alla prossima, ciao belli!